4 giugno del 1992 l'Italia affronta la Repubblica d'Irlanda per la United States Cup, quadrangolare amichevole organizzato dalla Federcalcio statunitense. È la seconda gara del torneo ed il commissario tecnico Arrigo Sacchi lascia al riposo diversi titolari. Il gioco degli azzurri ne risente e per sbloccare il risultato serve un'autentica prodezza di Giuseppe Signori, che con un bolide su calcio di punizione non lascia scampo al portiere irlandese. Primo gol in azzurro per l'attaccante del Foggia alla sua seconda presenza. La reazione degli avversari si infrange su un Walter Zenga in ottima forma e l'Italia può quindi chiudere il conto nella ripresa su un altro lampo di Signori che, lanciato da Mancini, conquista rigore ed espulsione del portiere avversario. Dal dischetto Alessandro Costa Curta non sbaglia ed anche per il milanista è il primo gol in maglia azzurra che fissa il punteggio sul definitivo 2-0 per l'Italia.